Vediamo ora la griglia di partenza in attesa della gara di oggi. La giovane superstar Max Verstappen parte dalla pole position e in seconda posizione c'è Charles Leclerc, quindi il resto della griglia. Norris, Sainz, Lewis Hamilton e Bottas, Gasly, La Fortunella, Tsunoda e Antonio Giovinazzi, Ocon, Stroll, Sebastian Vettel e Perez, Russell, Latifi, Mick Schumacher e Guan Yu Zhou, Mazepin. Infine, Daniel Ricciardo chiude lo schieramento. È quasi il momento di accendere i motori. Si scende in pista. Finalmente abbiamo qualche punto in classifica. Continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi 10. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Carbonara. Questa è la puntata numero 53 su Formula 1 2021. Stavolta ci troviamo al Gran Premio degli Stati Uniti in Texas. Si dice. Vai. Allora, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Quindi mando le chance, iniziamo. 1, 2, 3, 4, 6 motori, 5 lo spegnimento del via del Gran Premio degli Stati Uniti che scatta adesso con Sainz. Non è che sia partito bene. Attenzione. Mamma mia. Buono. Che super partenza, signori. Bottas, fallo per me. Supera Sainz. Prima di subito. Vai così. Sainz settimo sta? Sì, l'ha passato anche il 7 volte campione del mondo Hamilton. Sì. Terzo, grazie Lando. Che dici, riuscirò a prendere almeno Leclerc? Non lo so, ma pure la terza posizione andrebbe bene. Per il mondiale. Secondo me una terza posizione per il mondiale è davvero cruciale. Sì. È il primo flashback. Vabbè, ci sta. Io faccio molta fatica qua. Questa curva? No, in questo settore. Ah. Ma con la pioggia potrebbe un po' aiutarmi, eh? Chissà se è così. Secondo me Sainz se ne potrebbe andare in box, perché sto vedendo Sainz che fa da tappo, no? Speriamo. Così potrò recuperare un bel po' di punti. Ovviamente, siccome il Gran Premio del Messico, anche quello sarà fondamentale per il mondiale. E lo devo vincere assolutamente. No? Eh sì. Allora. No, Sainz non è andato in box. Clamoroso. Vai così. Vai. Ma no. Hai tagliato la curva. Ma io non l'ho tagliata. Ma non so che cosa si sarà messo in testa Michael Masi. Diciamo che Michael Masi non è che dà le penalità. Le penalità le danno i giudici di gara. Eh sì. Wow. Oh oh. Il direttore di gara come Michael Masi è colui che dice se dare la penalità o meno. Uffa. Mamma mia, attenzione. Attenzione, Norris che ce l'hai dietro, eh? Invece di attaccarmi, no? Non può difendermi dalle due Mercedes? Mi chiedo. Eh.
comunque sul dritto recuperi, eh. Sì. Il problema è un po' sono un po' le curve. Comunque la pioggia mi ricorda molto Spa. È vero. No? Con la farsa. Leclerc, senti, puoi togliere la vittoria a Verstappen così noi McLaren recuperiamo un po' di punti. Tu che pensi, papà? Magari, ma sta andando forte. Verstappen? No. Tranquillo, lo ripasso, lo ripasso. Appunto. Ok. Mamma mia. Mamma mia, che rischio qua. È andato la grande. Questo qui, serpentello mi ricorda molto Maggots e Beckett a Silverstone in Gran Bretagna, ti ricordi? Sì. È andato la grande qui, Gabriele. Sì. Meno male che qua non c'è il DRS. Anche perché il DRS non si può mettere sotto la pioggia, no? No. Per far sì che le gare non siano pericolose. Beh, comunque no? Leclerc li sta andando sempre sotto, eh. Sì. Mamma mia. Sì, si sta avvicinando in effetti. Sì, è un secondo. Qua sono uscito bene. Sì. Devo fare qua. Infatti, molto bene. Gli hai dato un distacco a Norris. No. Adesso si starà dicendo nel team radio. Sto girando bene, no? Sì. Ecco. Sempre parla. Parla. Dobbiamo mettergli una mela in bocca. Forse sta parlando perché starà dicendo sulla power unit. Sì. Quindi fa bene a parlare. Oh! Oh, mamma mia! Che rischio si è preso Norris. Infatti ha avuto qualche danno forse perché sta rallentato parecchio da. No, non ha il danno, non ha danni, tranquillo. Ovviamente Norris è fondamentale per la classifica costruttori, eh? Eh sì. C'è in gioco anche quello. Verstappen gli sta dando ancora più distacco alle Leclerc. Non ti immagini se il Mondiale 2022 fosse Verstappen e Leclerc al posto di Hamilton? Magari. Comunque, se non avete ancora visto notizie su Google, vi dico che Hamilton è un passo dal ritiro della F1, eh? Chissà se sarà fake news. Chissà, lo scopriremo. Tutto da scoprire. Siccome questo è lo sprint finale. Vabbè. Questo tragitto che ne dice? Bello? Sì, molto bello. Diciamo che i piloti si lamentano perché ci sono degli avvallamenti. No? Sì. Dai Gabriele. Devo usare le S in quest'ultimo giro? Sì. Mamma mia. Andiamo a Hermanos Rodriguez con una terza posizione. Fantastica.
Penso che sarai anche tu il pilota del giorno, no? Può anche darsi, eh? Secondo me sarà Ricciardo. Perché? Che posizione sta Ricciardo? È partito ultimo, poi vediamo. Non diamo mai nulla per scontato, eh? Mai dire mai, come dice Carlo Manzini. Comunque dovete andare su Sky Sport F1, perché Carlo Manzini è un grandissimo telecronista. Soprattutto quando dice sui motori, vero? È vero. Io e mio padre lo imitiamo sempre. Come fa Carlo Manzini? Sui motori! Sui motori! Ai ai ai. Ai 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 ai. Benissimo, bene, bene Gabri. Norris. Dai, dai. Max Verstappen vince il Gran Premio degli Stati Uniti. E terzi. Bene. Bene. Ok, Sanz è arrivato settimo. Sì, pilota del giorno! Grande. E andiamo a passeggio con Tsunoda o Gasly? Secondo me Tsunoda. Vediamo adesso quanto è recuperato. Su Sainz. Di sicuro io ho scavalcato Daniel Ricciardo, eh? Sì. Bravo Max, il campione del mondo olandese. Che poi è il primo olandese a vincere un mondiale di Formula 1, eh? Eh sì. Verstappen anche ha fatto la storia. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Carlos Sainz incrementa il suo vantaggio in classifica compiendo un altro passo. Beh, non proprio. 10 punti, Gabri, dai. Sì, sì. Magari con un quarto posto di Sainz e io primo sono leader del mondiale come in Russia. E 22 punti Gabri, stai benissimo, eh? Secondo me io mi concentrerei di più sulla classifica piloti. Beh sì, sì. Quella è importantissima. È quella più importante, sì. Che poi Mercedes non ha neanche festeggiato il titolo costruttori. Toto Wolff si sta dicendo solamente no Mackie, dove sono Trite. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate almeno 10 like. Per il prossimo iscrivetevi al canale, perché il prossimo appuntamento sarà Manos Rodriguez. Ciao! Ciao!